Ieri vi è stata l'ultima giunta, è un po' la chiusura di un cerchio. Il primo atto amministrativo mio 10 anni fa fu la delibera per la messa in sicurezza del sito ex Fibronit qui a Bari. Cioè il primo atto fu un atto di guerra all'amianto e di guerra a chi pensava di poter sull'amianto costruire altro. L'ultima delibera invece ieri è l'impugnativa presso il Tribunale Amministrativo Regionale dei decreti con cui il governo fa cominciare la nuova avventura delle trivelle e del petrolio. L'ultimissimo atto invece è stato il decreto con cui mi sono permesso di dare il patrocinio della Regione Puglia per il Gay Pride che si svolgerà in questi giorni nella nostra regione. Credo di aver interpretato anche il pensiero di chi fra un istante prenderà il mio posto. Sono piccoli ma importanti segnali di civiltà, oppure sono anche grandi battaglie legate al diritto del Sud di non essere mai più terra di colonizzazione, ma di essere un territorio capace di esprimere desideri e diritti, di esprimere un proprio racconto. Ti auguro ogni bene, Michele, ti auguro di essere il custode del bene della Puglia, di essere la sentinella dei diritti delle persone. E ti auguro di trovare accanto a te quello che io ho trovato accanto a me. Uomini e donne che hanno lavorato con grande generosità, qui ce n'è alcune, perché questo è un luogo pericoloso, è un luogo che ti può mangiare l'anima ed è un luogo che ti può staccare dal sentimento profondo delle cose essenziali, che sono innanzitutto i rapporti, la qualità dei rapporti umani, la qualità dei rapporti con i nostri compagni di ideali, la qualità dei rapporti con coloro che collaborano con noi, la qualità dei rapporti con le persone che ci supportano e che ci sopportano, perché ognuno di noi nella vita pubblica, naturalmente, guadagnando protagonismo, esprime anche le proprie caratterialità. Io ne ho avute di aspre, tu le hai conosciute, Michele, ma sempre posso dire su un terreno, diciamo, positivo, quello della gara delle idee, di cosa fare per la Puglia, di come fare bene per la Puglia. Io esco di qui naturalmente con la tristezza delle persone che non saranno più nella mia quotidianità. Me ne vado anche con l'orgoglio di un cammino, credo importante, che è stato compiuto, e con la certezza che questo cammino porterà la Puglia ancora verso traguardi più importanti. E ho la buona coscienza di lasciare il testimone a chi saprà interpretare l'immagine di una Puglia con la schiena dritta, l'immagine di un Sud che non è il luogo in cui torna irreparabilmente la metafora del male e dell'opacità. Ecco, quindi per me sarà importante giorno dopo giorno fare il tifo per te e per la tua esperienza di governo. Ti consegno simbolicamente le chiavi di questo palazzo e ti chiedo di farne buon uso. Credo mai accaduto che in Puglia qualcuno vincesse le elezioni con 27 punti di distacco dal secondo. Vuol dire che la direzione è chiara. Quasi un pugliese su due ci ha detto di andare avanti e noi questo faremo con lo stesso impegno e la stessa determinazione di sempre. E ovviamente l'ho saputo, lo ha confermato adesso davanti a voi, con la presenza politica concreta e rilevante del Presidente Vendola anche nel futuro della storia politica della Puglia e dell'Italia. Grazie. Stiamo scambiando le consegne perfettamente allineate nei valori, nei principi, nella fedeltà alla Costituzione della Repubblica. L'ho appena
finito di ribadire nel luogo dopo 25 anni fa, giurai fedeltà alla Repubblica come magistrato e l'ho ribadita oggi, quella fedeltà assoluta, senza discussioni, e abbiamo vissuto insieme tutto questo periodo, ovviamente non senza momenti anche di tensione, di preoccupazione, di discussione, ma siamo qui ancora con un sentimento di profonda amicizia e soprattutto con la stima, la stessa stima e lo stesso affetto che avevo per te 11 anni fa. E questa è continuità. Poi è ovvio che tu avrai sempre il merito, che nessuno ti potrà mai togliere, di averci aperto una nuova strada, una nuova idea di questa regione e forse anche della politica. E quindi la cosa che ti chiediamo da pugliesi è di non... dopo un legittimo e breve periodo di riposo, ti chiediamo di essere sempre con il tuo permesso dietro, ovviamente, che immagino voglia che questo periodo di riposo sia il più lungo possibile. Ecco, noi abbiamo sempre moltissimo bisogno di te, credo che l'intero paese abbia bisogno di te e di questo modo di concepire la politica. È dura in questi tempi, come abbiamo potuto constatare, è dura rimanere in perfetta continuità. Questo è, credo, l'impegno più importante che posso prendere davanti al Presidente Vendola. In perfetta continuità continueremo questo cammino che è tracciato dalla volontà popolare. Noi abbiamo non vinto, ma stravinto. Sento la serenità di chi ha operato per il bene comune, sempre. Di chi è consapevole di avere la coscienza tranquilla, di chi ha vissuto 10 anni nel punto più alto del potere politico in Puglia, credo entrando pulito e uscendo pulito da questa esperienza. Ho l'orgoglio di aver contribuito a dare identità e ruolo a Puglia nel mondo. Ho la certezza che si continuerà su questa strada. E ho tutte le emozioni che sono legate a questa terra che io ho amato, che ho servito, credo, come un figlio. Spero di continuare a dare una mano ai pugliesi.